tutti amici e bentornati sul canale. Come vedete, quest'oggi abbiamo di nuovo a che fare con il proseguimento del montaggio della nostra amata supercar, ovvero quella che all'estero è ben più conosciuta con il nome di Knight Rider. E per farlo abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, come sempre il nostro caro amico Kit. Ciao Kit. Questa storia già non mi piace. Perché? Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Vabbè, che c'entra, si sa che non si può sapere tutto. L'importante però è riuscire a capire bene come fare questo montaggio. Molto divertente. Dai Kit, presentati. Io sono la voce del Knight 2000, Kit, per gli amici. Oh, grazie Kit. Allora, adesso lo metteremo un attimo in pausa, così lui si riprende un suo caffettino e nel frattempo noi provvederemo a montare queste nuove uscite. Nuove uscite che sono relative, come avete visto in fase di unboxing, al fascicolo 34, 35, 36 e 37 che vedete qui davanti in questo momento. Quindi adesso sposterò momentaneamente il modello, procederemo alla, diciamo, all'apertura delle varie buste. Eccoci qui, queste sono le parti allegate del kit di montaggio numero 34. Adesso apriamo la busta e procederemo al montaggio. Vi ricordo che in questa occasione dovremo montare le parti che riguardano l'assale posteriore e la scatola del differenziale. Chiaramente, diciamo che non sono parti realmente funzionanti, quindi non possiamo aspettarci una fedeltà eccessiva del tutto, ma l'importante è che facciano la loro figura esteticamente, non funzionalmente. Allora, anche se ho notato che c'è qualcuno che sta cercando di trasformare questo modello in un modello dinamico, chiaramente rinunciando a qualcosa. È una scelta molto azzardata, perché comunque il modello in sé non è stato concepito per fare una cosa del genere, quindi sottoporlo a delle sollecitazioni dinamiche potrebbe comportare dei bei danneggiamenti al modello, però comunque ognuno è libero di fare quello che vuole con la propria vettura, quindi va bene così. Allora, queste sono le parti che vediamo, questa è l'assale e questa altra parte sarà la copertura, che una volta messa così sopra e chiusa, diciamo, con il suo coperchietto di lato, completerà la sale posteriore e la scatola del differenziale. Bene, la prima cosa da fare, prendiamo l'intero assale, prendiamo la sua copertura qui della scatola del differenziale e la andiamo a posizionare sopra in questo modo, semplicemente calandola al suo interno. Vedete, qui ci sono dei fori, no? E qui ci sono dei perni. I perni andranno dentro ai fori in questo modo, cerchiamo di farlo spianare al meglio che sia possibile, poi lo giriamo. Qui troviamo i fori corrispondenti in cui andremo ad inserire le viti BP per diciamo mettere in sicurezza le due parti. Quindi prendiamo una vite, queste sono viti per la plastica, e andiamo ad avvitarle sul pezzo. Ovviamente vi ricordo sempre di non esagerare nella stretta, perché tanto non dovrà sostenere né vibrazioni né altro, quindi non è necessario stringere eccessivamente le viti, l'importante è che servano per tenere uniti i pezzi. Ecco qua. Ora prendiamo il coperchio della scatola del differenziale, che è questo. Come notate, ha una piccola gobba spostata da un lato. Questa gobba deve stare, tenendo presente che guarderemo il pezzo con queste parti, diciamo, dove sono presenti queste fossette, vedete? Verso l'alto. Dovete tenere presente che questa gobbina andrà sul lato che è alla mia sinistra, deve stare dalla parte di qua, ok?
quindi lo applicheremo così a chiudere. Poi chiaramente useremo due viti di tipo GM per bloccare le parti. Quindi adesso recupero due viti GM. GM significa metallo, quindi dovremmo bagnare le viti all'interno del WD-40 o di qualsiasi altro olio tecnico voi usiate. Fatelo perché è importante lubrificare le viti quando operiamo sul metallo. E adesso le andiamo a posizionare sul foro. Chiaramente vedete il foro, ce n'è uno di qua e uno di qua. Scegliete quello che più vi aggrada, tanto è uguale, e cominciate ad avvitare. Sempre dolcemente. Ogni tanto fate un mezzo giro indietro o anche un giro completo per portare fuori eventuali detriti, perché vi ricordo che la filettatura la completate voi, la state facendo voi mentre avvitate. Senza andare fino in fondo, prendete l'altra vite, lubrificatela e allo stesso modo procedete ad avvitarla. Chiaramente andremo a stringerle entrambe nel momento in cui avremo posizionato entrambe le viti fino a fine corsa, in maniera tale da far rimanere il pezzo più centrato possibile. Ecco fatto, questa è quasi arrivata. Adesso possiamo stringere anche quest'altra. Ecco qua. A questo punto possiamo passare direttamente al montaggio delle parti allegate al fascicolo 35 Turbo Boost. Ecco qua la busta contenente le parti del montaggio della fase 35. Provvediamo a tirarle fuori. Vi ricordo di verificare sempre la presenza di tutte le parti allegate, confrontandole con l'elenco presente sul fascicolo, in maniera da essere sicuri di avere tutte le parti necessarie a completare il montaggio. Bene, recuperiamo l'assale che abbiamo montato nel passaggio precedente. Prendiamo il pezzo 35A, che è in pratica questo supporto, vedete? Sotto è indicato con la lettera L, qui sotto. Girando il pezzo in questo modo, vedete? Dovrete vedere questo foro qui verso di voi. Andrà posizionato calandolo dall'alto sulla parte questa qui che vedete, diciamo, scavata, e andrà posizionato con i suoi perni sopra i due fori, in questo modo. Così. Ora lo giriamo, chiaramente tenendolo in posizione con un dito, e andremo a bloccarlo con due viti di tipo GM qui sotto, su questi due fori. Ovviamente, essendo viti per il metallo, dovremmo lubrificarle, quindi io ne vado a prendere adesso una. Vi ricordo sempre di non avvitare completamente, in maniera da lasciare quel gioco necessario per poter infilare anche la seconda vite senza difficoltà. Ovviamente guardatelo anche per vedere che tutto spiani correttamente e portate le viti fino a fine corsa senza forzarle ulteriormente, però ricordate che la rottura di una piccola vite come queste è sempre dietro l'angolo e può comportare diverse difficoltà per essere rimossa. Ecco qua, in pratica dovrete ottenere questo. Facciamo la stessa cosa con la parte 35B, questa qui, che andremo ovviamente a posizionare da quest'altra parte, sempre rispettando i fori, in questo modo, vedete? Anche in questo caso utilizzeremo due viti GM per bloccare il pezzo.
Ecco qua. Bene, a questo punto prendiamo il nostro modello che abbiamo montato in precedenza, quindi tutta la parte del telaio, eccetera. Prendiamo uno dei due puntoni 35C, questi qua, vedete? E lo mettiamo con la parte, diciamo, con il dentino più vicino a un lato, all'interno di questo foro, dove è presente anche una scanalatura. Chiaramente il dentino, questo qui, andrà ad infilarsi in corrispondenza della scanalatura, in questo modo, vedete? Poi gireremo il modello e andremo a fissare il tutto con una vite HM. Ecco qua, rigiriamo il modello e andiamo a posizionare la vite per bloccare il puntone. Ricordate di lubrificarla perché ha vita sul metallo. Ecco qua. Adesso allo stesso modo andremo ad inserire il secondo puntone, quindi rigireremo il modello e lo andremo poi a fissare con una vite sempre di tipo HM qui su questo foro qua. Ecco qua. In pratica risulteranno montati così. Vedete, abbiamo questi due perni che spuntano verso l'alto. Bene, allora rigiriamo nuovamente il modello in maniera da vedere gli scarichi verso l'alto, come vedete in questo modo. Recuperiamo le due molle che ci sono state fornite, queste qua, e le andiamo a mettere sui puntoni che abbiamo appena montato, semplicemente cavandole dentro. Quindi molto semplice, non comporta nessun tipo di difficoltà. Adesso ci andremo a calare sopra, chiaramente, la sale che abbiamo montato in precedenza. Questo qui, lo ricordate? Sì, l'abbiamo appena fatto. Ok, e andrà posizionato, girato, chiaramente, in questo modo. Quindi la parte, diciamo, con la chiusura della scatola va verso la fine della vettura. Le parti così, diciamo, scoperte andranno verso l'alto e in pratica queste due parti rialzate, questi due alloggiamenti dove andranno anche delle viti, questi, come vogliamo chiamare, questi spuntoni dovranno essere rivolti verso l'alto. In particolare questi fori tondi qua, vedete, questi grandi, sono quelli che andranno ad incastrare sopra i due puntoni dove abbiamo messo le molle, quindi andrà calato con attenzione qui sopra in questo modo, vedete? E poi lo andremo chiaramente a bloccare con le viti. Dunque adesso, per posizionarlo bene, ovviamente dobbiamo recuperare tutto l'albero di trasmissione che avevamo montato in precedenza, questo qua con lo snodo, e la punta la dovremo inserire all'interno del buco presente qui sulla scatola del differenziale, ok? In questo modo. Quest'altra copertura di questa fascia di plastica che abbiamo montato in precedenza invece andrà montata poi qui su questi due fori presenti sopra la scatola del differenziale. Quindi posizioniamo bene nuovamente sulle molle la sale in questo modo. Rimettiamo questa, diciamo, piccola protezione qui di plastica sopra e blocchiamo il tutto con due viti di tipo BP. Allora, chiaramente cerchiamo di far collimare i fori, quindi prendiamo prima il foro più distante, questo qua, cerchiamo di farlo posizionare anche tenendo magari con un po' di gioco tutto l'assale e poi avvitiamo. Attenzione perché nel mio caso i due fori qui su questa, diciamo, asticella di plastica non erano perfettamente forati, quindi dovrete forse forarli voi manualmente con uno spuntone, qualcosa. Io addirittura forzando di più la vite sono riuscito a trapassarli, ma comunque se volete faticare di meno potete prendere un punteruolo e forarlo manualmente. Vedete, è stato un difetto di fusione della plastica. Ecco qua. Poi chiaramente inserendo le due viti, senza esagerare nella stretta, sono le spanate, andremo a fissare il pezzo e anche il, diciamo, il longherone qui dovrebbe risultare più stabile. Ovviamente si dovranno muovere le sospensioni. Ok, ora prendiamo due viti di tipo
NM, questi con la flangia, vedete? La flangia sarebbe quella coroncina intorno. Le bagnate nell'olio tecnico, come sempre, e andiamo a posizionarle sopra il puntone che contiene la molla, quindi bloccheremo la sale sul puntone. In questo modo non sfuggirà più dalla sua sede. Ovviamente portiamolo fino a fine corsa, sempre senza stringere esageratamente, che non è necessario. E facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi bagniamo nuovamente la vite nell'olio e procediamo. Ecco qua, deve essere possibile a questo punto far flettere le sospensioni senza difficoltà. Ok? A questo punto recuperiamo questa barra trasversale, identifichiamo il lato dove è la svasatura interna, vedete? Questa fessura che andrà verso l'alto, e lo inseriamo in questa scanalatura qui da una parte, posizionato vicino a questa aletta invece di qua dall'altra, e chiaramente poi andrà fissato il tutto con due viti di tipo GM che andremo a recuperare e a lubrificare. Allora metteremo in posizione prima quella dalla parte dove sta solo, diciamo, questa piccola staffa, perché è quella chiaramente che ha più difficoltà per tenersi in posizione da sola, l'altra invece alloggia proprio in una sede. E mettiamo la vite con un po' di pazienza, ovviamente, perché vorremmo fare un po' di filettatura. Basta avvitarla un pochino, poi possiamo mettere l'altra in maniera tale che non si alzerà più mentre avvitiamo. Ovviamente se vi fa difficoltà inserire le viti correttamente da questa posizione, perché in effetti non è molto comodo, preparatevi prima la filettatura sulla barra, prima di infilarci le viti, in maniera tale che avrete la strada più facilitata e dovrete faticare meno. Per prepararle prima basta usare semplicemente le stesse viti, bagnarle nell'olio e avvitarle sopra la parte prima di avvitarle, diciamo prima di posizionarla sulla parte dove andrà montata. In maniera tale su questi due cilindretti di questa staffa abbiamo già la filettatura fatta, e quando andremo ad avvitarlo sul resto, diciamo, del telaio, diciamo, sarà molto più facile l'operazione, soprattutto per quanto riguarda la centratura dei fori, che chiaramente, vista la posizione dove andiamo anche un pochino a urtare agli scarichi con il cacciavite, non è molto agevole da fare. Ecco qua, in questo modo, ragazzi. Bene, per quanto riguarda il montaggio del fascicolo 35 è tutto, possiamo passare al 36 Turbo Boost. Ecco qua, queste sono le parti legate al fascicolo 36, adesso come sempre le andiamo ad aprire, verifichiamo il contenuto come sempre e poi procederemo a montarle ovviamente sul modello. Lavoreremo in questo caso ancora sulle sospensioni e monteremo anche il primo dei freni posteriori. Eccoci qua, allora nuovamente con il modello pancia in su, se vogliamo, andiamo a posizionare questa parte che è il pezzo 36D con questo dentino verso il basso, vedete? Questo andrà posizionato verso il basso e andrà localizzato all'interno di questo foro qui che vedete da questa parte, vicino a quello dove abbiamo inserito il puntone della molla. Questo praticamente gli andrà davanti, lo inseriamo appunto con il pernetto verso il basso in questo modo, e ovviamente poi dovremo girare il modello per bloccarlo in posizione. Per farlo useremo una vite BP, purtroppo la posizione è scomoda, non vi ho potuto far vedere mentre l'avvitavo. Comunque eccolo qui, questo puntone qua, e la vite va applicata
su questo foro qui, non quello rialzato, ma questo qui interno, ok? E ottengo il risultato in questo modo. Quindi vediamo i due perni, quello con la molla e quest'altro messo nuovo di fianco. A questo punto recuperiamo i pezzi 36C e 36E, sono questi. Chiaramente il 36C e il 36E si uniranno in questo modo tra di loro, vedete? In questo modo, mentre questo qui andrà infilato sopra il puntone che abbiamo montato poc'anzi, in questo modo così. Mentre questo pezzettino piccolo unirà questo qui che andiamo ad inserire adesso con questa parte qui del telaio, con questa staffetta qua. Quindi io direi che per comodità forse ci converrebbe prima unire queste due parti piccole. Per farlo, vediamo qui cosa ci dice, dobbiamo usare una vite CP e tenendo con le dita le due parti inseriremo la vite dentro il foro. Chiaramente il foro dovremmo inserire la vite dentro il foro tenendo in considerazione che la testa della vite dovrà guardare verso l'interno della vettura, quindi verso il centro qui del differenziale, ok? In maniera che dall'esterno non vedremo la testa della vite. Ovviamente questa è una cosa che potremmo fare senza mostrarlo troppo in telecamera, perché insomma non ci vuole niente, bisogna solo tenerlo con le dita, quindi tra l'altro nemmeno si può vedere bene, ok? Questo per comodità, per tenere bene dritti i pezzi. Ecco, non stringete troppo perché dovrete far muovere questo pezzo, ok? Ecco qua, in questo modo si deve poter muovere, vedete? Poi questo lo andremo a posizionare sopra, scusate, lo andremo a posizionare sopra e faremo in modo che questo pezzo a snodo vada ad inserirsi qua, in questo modo. Ora prendiamo la vite BP, la inseriremo da questa parte e assembleremo così le due parti tra loro. Ecco qua, in questo modo. A questo punto prendiamo queste due parti, vedete? Adesso vi dico anche come si chiamano, perché non mi ricordo. 36A e 36B. Allora, questa è 36A e questa è 36B. Guardate bene perché questa non è uguale nelle due parti, no? Questa è un po' più stretta e qui un po' più larga. Questa parte più stretta, tenendo presente che la fessura va sempre verso l'alto e guardando il pezzo 36A in questo modo, andrà inserita qui, così. E andrà tenuta insieme mettendo due viti su questi due fori da entrambi i lati, che utilizzeremo per farlo due viti di tipo GM, quindi viti che andranno lubrificate perché per il metallo. Ovviamente, come sempre in questi casi, vi consiglio di fare la filettatura prima di inserire il pezzo, inserendo le due viti anche parzialmente, in maniera da creare, diciamo, l'inizio per poter poi avvitare il pezzo più facilmente sulla parte. Questo chiaramente poi rimuoveremo le viti e andremo a inserire il pezzo qui e li rimetteremo, portando a compimento il montaggio. Ecco qua, il montaggio, come vedete, avverrà in questo modo. Ora procederemo montando tutto questo, questa staffa completa, inserendo il perno presente da questa parte su questo pezzo all'interno di questo foro, mentre il resto dell'assale di questo pezzo qua andrà incastrato qui dentro in questo modo e ovviamente bloccheremo il tutto utilizzando le viti appropriate, viti che in questo caso sono di tipo GM, quindi ne andremo a utilizzare tre. Praticamente due per bloccare la sala in questo punto qui e una dall'altra parte per bloccare questo pezzo qui in posizione. Allora, cominciamo con quelle due laterali da mettere qui. Ovviamente vi ricordo sempre, preparatevi la filettatura prima in maniera tale da essere meno in difficoltà poi per centrare il foro, perché non è un'operazione facile,
Loren un po' sul fianco, come vedete, quindi non è proprio il massimo della vita. Abbiamo poco spazio per il cacciavite, ok? Stessa cosa di qua. Pensate alla difficoltà di chi vi fa il tutorial, che addirittura deve lavorare guardando al contrario il lavoro per poter farvelo vedere dritto a voi. Ecco qua. Poi gireremo ovviamente il modello, andremo a bloccare inserendo la vite qui, quindi sul foro quello più esterno. Ecco qua, in questo modo ragazzi, e il risultato sarà questo. Come potete vedere, abbiamo avvitato questa parte qua e inserito due viti qui da questa parte, una qui e una qua. Ora recuperiamo questo pezzo che sarebbe il 36G e uniamo il pernetto che fuoriesce al tubicino della mandata dell'olio dei freni, incastrandolo al meglio che sia possibile. Ovviamente se avete difficoltà, che vedete che vi si diciamo sfugge via eccetera, potrete assicurarlo anche con un goccino di colla. L'importante è che mandiate il pernetto comunque però dentro al diciamo al tubicino. Per farlo potete anche allargare leggermente la punta del tubicino ruotandoci sopra, come faccio io adesso, la punta del cacciavite. In quel caso farete una piccola svasatura che consentirà al perno di infilarsi più agevolmente. Ovviamente vi sfuggirà anche dalle mani perché è un'operazione un po' diciamo non agevole. Fate attenzione a non spezzare il pernetto ovviamente, quindi spingetelo con delicatezza e il più dritto possibile. Ecco qua, in questo modo. E poi andrà fissato ovviamente alla parte della pinza dei freni, che in questo caso è il tamburo posteriore, e adesso lo andremo a fissare. Come si fissa? Allora, recuperate questa parte qua, vedete, quella che è dotata di due perni che sporgono. Questa chiaramente andrà fissata in questo modo sopra la, diciamo, la sale. Vorrei considerare che ci dovrebbe essere un dentino da qualche parte sopra qui. L'inserimento andrà fatto in maniera tale che questo buco di serratura che vedete qui dovrà corrispondere al dentino che troverete qua sopra, quindi lo metterete in posizione. Prima di farlo però ci conviene montare la parte relativa a questo tubicino, quindi prendiamo questo pezzetto dove abbiamo infilato il tubicino e con una vita P lo assembleremo a questo dischetto. Allora, procediamo prendendo una vita P, riprendiamo il dischetto, consideriamo che i perni che vedete devono andare verso l'esterno della vettura, quindi andrà posizionato in questo modo, e il buco della serratura in questo caso andrà verso il basso, quindi dobbiamo guardare rispetto al pianale. Il buco a serratura, questo qui centrale, andrà verso il basso. Chiaramente quando lo infileremo, se vi fa un po' di fatica, perché ho fatto una prova, ho visto che forza un po', potrete lubrificarlo leggermente con uno spray al silicone tipo questo che ho io. Mi raccomando che sia al silicone perché in questo caso non vi rovina le plastiche. I normali oli lubrificanti potrebbero invece farlo. Allora, tenuto presente appunto di questo verso, prendiamo la vite a P, come vi dicevo, la inseriamo dalla parte qui interna, quindi dove sono gli spuntoni, vedete qui, e la inseriamo in questo forellino in maniera tale poi da doverci andare a collegare il perno che regge il tubicino. Questa è un'operazione molto molto complessa da fare e quindi richiederà un po' di pazienza. Provo a farvi vedere, ma è un po' complicata la cosa. Allora, lo inserite qui per comodità sul perno della sale. Chiaramente si potrebbero anche provare a usare delle pinzette, ma secondo me conviene un pochino di più provare tenendolo con le dita,
perché avete così la sensazione anche tattile che vi aiuta. Ecco qua, con una dose non indifferente di pazienza ci sono riuscito. Purtroppo, ripeto, non c'è un vero e proprio metodo efficace. L'unico consiglio che vi posso dare: imparate prima la vite su questo pezzettino di plastica, in maniera come sempre da creare la filettatura, poi lo accostate al foro, lo tenete in posizione con il dito e poi piano piano cercate di centrare la vite. In questo modo, tenendolo con il pollice, non vi dovrebbe sfuggire e dovreste riuscire ad avvitarlo abbastanza agevolmente. Fatto ciò, lo infiliamo nell'assale, come ripeto, lubrificate l'assale se necessario. Lì c'è un dentino che deve andare a sbucare qui sotto e avremo montato il pezzo in questo modo. Eccolo qua. Chiaramente qui poi sistemeremo un pochino meglio il tubo dei freni in maniera da farlo uscire un pochino meno. Ok? Vedete? Ed ecco qua. Ora prendiamo il pezzo finale della pinza del tamburo dei freni, questo qua, lo giriamo in questo modo, vedete le scanalature come sono fatte, e lo andiamo ad inserire dentro, chiaramente in corrispondenza dei fori ai quali poi applicheremo le viti. Eccolo qua, questo per montarlo è abbastanza semplice, l'appoggiate dentro, controllate il verso del disegno che deve essere posizionato in questo modo, usate due viti DP che sono quelle flangiate e lo bloccate in posizione. Ovviamente tutto quanto il pezzo potrà ancora essere sfilato perché si bloccherà definitivamente quando ci metteremo la ruota davanti. Bene, anche per questo numero di fascicolo 36 è tutto, possiamo passare all'ultima fase di montaggio che è quella relativa al fascicolo 37 Turbo Boost. Bene, fascicolo 37, l'ultimo fascicolo per questo invio. Come vedete avremo a che fare con la tanto amata e odiata ruota il cui montaggio è un pochino, diciamo, difficoltoso quasi sempre. Ovviamente cercheremo di ovviare a tutte le difficoltà. Togliamo tutti i pezzi dal blister e procediamo con il montaggio. Allora, eccoci qua con le parti relative alla ruota. Allora, come procedere? Per quanto mi riguarda, io evito di scaldare la gomma come fanno molti con l'acqua bollente, eccetera, perché ritengo che immergerla in una fonte di calore abbastanza elevata, oppure scaldarla anche con il forno come fanno altri, scaldare la gomma potrebbe rovinarla chimicamente, quindi con il tempo potrebbe risultare con quell'effetto appiccicoso che diventa molto fastidioso. Preferisco procedere usando un po' più la forza, se vogliamo, però anche usando un pochino la testa, ovvero la prima cosa che dobbiamo fare per agevolarci la vita è creare le filettature all'interno di questi tre fori, vedete? Questi tre, che sono quelli che poi andranno ad accoppiare il cerchione con il pezzo che inseriremo poi all'interno, in questo modo. Se questi fori saranno già prefilettati, sicuramente avremo la vita agevolata quando andremo a forzarla di più per inserire il cerchione all'interno del pneumatico. Quindi io a questo punto direi che possiamo prendere tre viti EM e procedere alla creazione della filettatura. Chiaramente, avendo a che fare con il metallo, vi ricordo per l'ennesima volta che è bene lubrificare queste tre viti. Potete anche lasciare per il momento la vite dentro, poi dopo la sviteremo quando abbiamo finito tutte e tre, diciamo, le filettature. Cerchiamo di stare più verticali possibile, ovviamente, mentre lo facciamo, che la filettatura deve essere dritta, non deve essere storta. Ecco qua, diciamo che può essere sufficiente. In questo modo, vedete? Ovviamente questo forino più piccolo è quello dove è inserita la valvolina del cerchio, vedete? Quella che, diciamo, normalmente serve per gonfiare le ruote. Questa io suggerirei, per maggior sicurezza, di inserire un goccino di colla al cialone acrilato, tipo Attac, qui sopra, appena una goccia, proprio per fare in modo che questo perno non si stacchi successivamente
e ci costringa magari a operazioni più complicate per inserirlo una volta montato il modello. Bene, a questo punto rimuoviamo le tre viti, ovviamente cerchiamo di metterle diciamo come riferimento nei stessi fori dove abbiamo creato la filettatura, quindi ce le mettiamo disposte così come le abbiamo tolte. Lasciamo il pezzo così in posizione e ci andiamo a calare il pneumatico sopra. Ovviamente questo pneumatico non è come quelli moderni che hanno il verso, questo è identico sia da un lato che dall'altro, e così anche la gommatura qui, la tacchettatura, quindi non ha importanza come lo inserite, alla fine il disegno sarà sempre uguale. Andiamo chiaramente a far spianare bene, giriamo anche momentaneamente la ruota se necessario per vedere bene come è inserita, e poi la ripoggiamo qui sul piano di lavoro. A questo punto prendiamo il semicerchio, se vogliamo chiamarlo così, l'altra parte di cerchione che dobbiamo assemblare. Come possiamo fare per mandarlo giù in posizione? Innanzitutto proviamoci così a vuoto e vediamo a che punto, diciamo, è la cosa. Questo chiaramente andrà spinto. Se abbiamo difficoltà possiamo fare una cosa: utilizzando lo spray al silicone sempre, che è, ripeto, più inerte per gomma e plastica rispetto agli altri oli, ne spruzziamo un pochino qui su un foglio di carta assorbente di quelle da cucina e lo passiamo all'interno qui del punto dove andrà spinto il cerchione, che è un po' il sistema che fanno anche i gommisti quando devono montare il pneumatico sulle vetture, diciamo, normali, vere, perché gli fa da lubrificante, gli fa da sapone in pratica, no? Quindi scivolerà un pochino meglio dentro. Poi ovviamente andiamo a spingere con, diciamo, la forza che riusciamo a fare, cerchiamo di mandarlo ovviamente in linea, quindi se necessario usiamo anche un cacciavite per spostarlo leggermente. Ogni foro deve essere in linea con il suo corrispettivo, diciamo, dell'altra parte del cerchione. Ok, ecco qua. E poi a questo punto dovremo cercare di spingere il più possibile il pezzo dentro. Come possiamo fare? Io anche l'altra volta ho fatto praticamente puntando il cacciavite. Se proprio non riuscite, mettete la gomma a mollo nell'acqua calda per una decina di minuti e poi provate, dovreste riuscirci senza difficoltà. Io però, ripeto, preferisco andare più di forza bruta. Allora, per andare di forza bruta, in pratica mettiamo allineati i fori, come vi ho detto in precedenza. Cerchiamo di identificare quello che già si avvicina più degli altri, magari spingendo più da una parte il cerchio. Poi ci caliamo dentro la vite dopo averla bagnata dentro l'olio lubrificante, ovviamente, in questo modo. Poi ci mettiamo in verticale sopra e spingendola sopra con il cacciavite facciamo avvicinare il più possibile la vite al suo foro sotto, e nel frattempo cerchiamo anche di girare la vite. Non è facile, però si può fare. Ecco qua, come vedete, spero si riesca a vedere, una vite è praticamente impanata e ha avvicinato il cerchio, quindi adesso sarà più facile riuscire a mettere le altre. Ovviamente dovete tenere il cacciavite perfettamente perpendicolare al piano di lavoro e poi, come ho fatto io, alzarvi in piedi e spingere tenendo con due dita della mano inferiore il cacciavite in maniera che rimanga verticale e possa girare, e poi da sopra con il pugno spingete in questo modo girando. Non è perfettamente agevole, non è, diciamo, nemmeno comodo, però alla fine ci si riesce a fare. Adesso infiliamo nell'ultimo foro, chiaramente però sarà più facile perché è già molto più vicino, quindi non sarà nemmeno troppo necessario spingere dall'alto. Un pochino ovviamente sì, però non come nelle viti precedenti. A questo punto, quando le abbiamo inserite tutte e tre, chiaramente andremo poi a stringerle tutte per portare perfettamente il cerchio in linea. Anche qui non è necessario stringerle in modo drastico, basta arrivare a fine corsa,
fanno vedere che la vite non gira più, è sufficiente, perché tanto non si svideranno, eh. Ecco qua, il cerchione è montato senza scaldarlo, senza metterlo immerso in altre cose, ma solamente con l'uso della forza. Chiaramente nel caso di signorine che sono all'ascolto, che magari hanno meno forza rispetto agli uomini, perché ovviamente la natura è così, in quel caso allora o si fanno aiutare da qualche, diciamo, cavaliere che ne aiuterà, oppure in quel caso possono immergerle nell'acqua tiepida. Però ripeto, senza esagerare nel calore, non fatelo nell'acqua bollente, fatelo solo nell'acqua leggermente, diciamo, calda, in maniera sufficiente a non scottarvi le mani, in maniera tale da non rovinare troppo la chimica della gomma. Ora prendiamo il tamburo del freno, questo qui. Questa è la parte che andrà all'interno della ruota, questa che vediamo in questo momento. Prendete a riferimento la tacca che vedete qui sopra il perno del cerchione, vedete? Come i fori sono solo tre, vedete che uno è singolo e due sono messi più ravvicinati. Tenete presente che i due perni più ravvicinati, quindi questi due, dovranno essere messi al lato qui rispetto al perno, quindi girandolo in questo modo, tra l'altro somiglia a un tappo di una bibita di quelli di laminiera che si usavano una volta e che si usano ancora veramente per le bibite, questo tamburo. Allora, tenendo presente quella tacca, mettiamo il pezzo all'interno e facciamo girare i fori in corrispondenza di quei due fori che vi ho fatto vedere, quindi in questo modo in pratica. Vedete? Fare il controllo anch'io perché sennò non lo vedo in quella direzione. Ecco, in questa maniera qui. Quindi rispetto al perno, che vedete lì, i due fori sono messi di lato, vedete? Una volta che l'avete posizionato in questo modo, ovviamente prendiamo tre viti EM e lo andiamo a bloccare. Ovviamente, trattandosi di viti per il metallo, le lubrificheremo prima di andarle ad applicare. Poi, dolcemente, andiamo ad inserire. Inseriamone prima tutte e tre, senza portarle a fine corsa. Facciamo solo un paio di giri l'una, in maniera da centrare esattamente tutte e tre i fori. E una volta posizionate tutte e tre, le portiamo fino a fine corsa. Senza esagerare nella stretta, vi ricordo sempre che non serve. Quando vedete che il cacciavite non gira più, stop, sufficiente così. Ecco qua, essere montato in questo modo. Notate il perno del cerchione qui e guardate il riferimento come sono messi fuori nelle viti. Bene, allora mettiamo in posizione il telaio come ho fatto io, se volete, ma potete farlo anche in orizzontale, come basta che siate comodi. Prendete la ruota, la andiamo a posizionare sopra il perno, controllate che giri senza difficoltà in questo modo. Poi recuperiamo la rondella 37F, se non erro, che è questa qui, che ho ancora nella bustina, e la andremo a inserire qui al centro del cerchione. Allora, la inseriamo dentro, eccola qui. Controlliamo con il cacciavite che sia messa in piano. Questo modo. Poi prendiamo una vite di tipo DM, una di queste, e la andiamo a fissare. In questo modo terremo la ruota posizionata sull'assale. Ovviamente anche in questo caso è una vite per il metallo, quindi lubrifichiamola prima di metterla nella sua sede. Sicuramente avremo il lavoro più facilitato ed eviteremo guai.
vi ricordo di non stringere troppo questa vite, perché se la stringete troppo la ruota non girerà bene, perché comunque questo è un modello statico, quindi non è concepito con dei cuscinetti per far girare comunque le ruote, eh? Quindi controllate sempre, quando se vedete che gira con troppa difficoltà magari allentate un pochino. Ecco, questa ad esempio già, ecco, direi che così può andare. Però se volete possiamo anche fare un altro, tanto poi non è che dovrà camminare. Ok, comunque ecco, l'importante è che riesca un pochino a girare. Bene, una volta fatto questo potremo andare a posizionare il copriruota, quella che in gergo è chiamata borchia. Quindi questa qui la andiamo a posizionare sopra. Ovviamente cercheremo di, come c'è una freccia disegnata, non so se si riesce a vedere, cercheremo di rispettare il verso con quella anteriore, in maniera tale da posizionarla più o meno allo stesso modo, se possibile ovviamente, eh? Penso di sì, ecco, sì, direi che ci siamo abbastanza. E utilizziamo 5 viti di tipo AM per bloccare anche questo in posizione. Anche in questo caso parliamo di viti per il metallo, perché si sono di tipo M, quindi mi raccomando un goccettino di lubrificante, non molto ma un pochino ci vuole. Non stringiamo eccessivamente perché rischieremo di rovinare la borchia. Anche qui le appoggiamo appena, senza stringere eccessivamente, perché evitiamo in questo modo anche di far delle crepe sulla borchia nel caso di viti troppo strette. Tanto vi ripeto, dovete considerare che non è un modello marciante, è un modello che rimarrà esposto in vetrina, quindi non deve resistere alle varie sollecitazioni che potrebbero far svitare le viti. Poi ovviamente ragazzi io gli do questi consigli, ognuno è libero di fare come vuole, eh? Non è che i miei sono piccoli consigli dovuti alle esperienze precedenti nella mia tra virgolette carriera modellistica, perché ovviamente come tutti agli inizi anche io ho fatto i miei danni, quindi con il tempo uno impara le cose e impara anche a non fare più danni. Ecco qua, assorbiamo se c'è un po' troppo olio tecnico dovuta all'immersione della vite nello stesso, che comunque sono prodotti che meno rimangono vicino alle plastiche e meglio è. Ecco qua, in questo caso abbiamo fissato la ruota perfettamente sul suo assale. Oh, io vi consiglio, come ho fatto precedentemente, di prendere il blister che conteneva la ruota, in particolare la parte dove era proprio immersa la ruota dentro, tagliarlo qui sul bordo e di creare questi simpatici salvaruota che terremo applicati sul modello fino a quando non sarà completo, in maniera tale da evitare magari di graffiare queste borchie, perché visto che sono di nero lucido sono molto delicate, è bene non fargli prendere graffi eccetera. Ovviamente non c'è pericolo che sia questa copertura graffiare, perché le terremo sempre sufficientemente distanti dalla plastica del copriruota, non è che dobbiamo spingerle fino in fondo, quindi il problema non sussiste, però in questo modo sicuramente eviteremo ulteriori danni. Bene, bene, a questo punto io direi che possiamo fare i saluti. Ora, anche per quest'oggi pare che abbiamo concluso il montaggio, questo fascicolo 37 è completo, quindi possiamo ammirare il risultato finale, dove vediamo sicuramente tra le cose più visibili il montaggio della ruota posteriore sinistra. Le altre cose chiaramente facciano parte dell'assale posteriore, quindi rimangono nascoste sotto il telaio della macchina, però diciamo che piano piano il nostro modello di kit incomincia ad essere diciamo apprezzato e visibile nella sua spettacolarità. Che ne pensi, Kit?
È una buona idea, bene, grande, mi fa piacere. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sono lieto di sentirtelo dire. Ok, però di qualcosa allora, visto che sei lieto. Tu come al solito non vuoi buttarti troppo in là, non vuoi dare giudizi troppo personali, perché hai paura che poi uno magari ti addita e dice, ma tu sei di parte, parli bene perché... Logica perfetta. Lo so appunto, perché dici, sai, io sono parte di questo modello, quindi non voglio sembrare troppo di parte, appunto. Beh, vabbè, comunque diciamo che nel complesso possiamo dire che è un modello che al momento, a parte qualche piccolo Qualcosa in inconveniente... particolare che vuoi sapere? Beh, sì, magari sarebbe stato bello sapere su cosa è Ancora stato... tu. Sì, sono sempre io. Sarebbe stato bello sapere perché hanno preso come riferimento una replica francese che tra l'altro non è nemmeno forse troppo Naturalmente. precisa rispetto magari a altre Sì. repliche molto più fedeli. Comunque, a parte questo, insomma, in linea di massima diciamo che il modello è bello, eh. Cioè, poi quando sarà veramente Probabilmente. completato, eh sì, quando sarà completato farà la sua bella figura. Bene, amici. Sei dotato di molta fantasia. È abbastanza, abbastanza, Kit. Bene, amici, per quest'oggi Speriamo è di sì. tutto. Io e Kit vi diamo appuntamento al prossimo episodio, dove monteremo chiaramente i fascicoli successivi e amplieremo di più la struttura di questo spettacolare modello. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video e se ritenete che vi sia stato utile. E io e Kit vi diamo appuntamento A volte alle credo che tu non mi prossime apprezzi abbastanza. uscite. Posso farti una domanda? Certo, Kit. Mi presti 20 dollari? Ah, guarda, come al solito mi prendi sempre in un momento in cui non ho il portafoglio appresso. Catturammo una foto di topo. Sei stato anche fortunato allora. No, ma come sai, in questo caso qui il povero sono io, quindi purtroppo mi spiace per te, ma al momento non ci sono soldi. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Un saluto a Sei tutti. sempre esagerato. No, no, dico la verità. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao. Turbo Io mi Boost. baso sui fatti. Anche io. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Ciao, ciao.